Lavoro numero 2, stessa identica modalità del lavoro numero 1, quindi 8 minuti per il base e 10 per gli avanzati, 8 ripetizioni per esercizio per il base e 10 ripetizioni per gli avanzati, e cambiano gli esercizi. Primo esercizio, affondo più squat. Le ripetizioni le contate su ogni movimento, quindi 1 squat, 2 affondo, 3 squat, 4 affondo e così via, fino ad 8 o fino a 10, affondo dietro, lo faccio vedere anche di là. Squat, affondo, squat, affondo. Secondo esercizio, estensioni dorsali, lavorate con il dorso, andiamo giù, pancia a terra, braccia appoggiate, gomito piegato, salto e tiro indietro i gomiti, attivate il dorso e ritornate giù, su, giù, senza sollevare i piedi, aiutatevi con la contrazione anche dei glutei e poi si passa ai tricipiti, mi appoggio su una sedia, su un piatto, su quello che avete. Questi sono i tre esercizi con le ripetizioni fisse. Quella ripetizione variabile è l'ultimo, è il front jerk che si parte, quindi come per il burpees, una ripetizione al primo giro, due ripetizioni al secondo, tre al quarto e così via. Andiamo giù, front jerk, chiudo, giù, chiudo, giù, ok? Stessa modalità del lavoro 1, 8 minuti base, 10 minuti avanzato, finito, recuperate con un po' di scarico della colonna e un po' di stretching.